Dunque, oggi vi racconto le cose che abbiamo mandato da un pezzo. Sono non particolarmente emozionanti, no? Ma poi rischiano di essere poi degli ostacoli contro cui ci si scontra poi nell'atto pratico, no? Avrete già visto che quasi sempre, alla fine, in quasi ogni applicazione, il problema delle date, in qualche modo da gestire. C'erano anche alcuni esercizi d'esame in cui questo problema esisteva, e tanto vale trattarlo per bene una volta per tutte, prendendo anche l'occasione, spunto dal fatto che in Java 8 è cambiato tutto, per fortuna per il meglio. Quindi, chiediamoci un attimo quali sono i modi per gestire date e ore, orari, calendari, eccetera, in Java. Partiamo un po' dal quadro generale. Il quadro generale è che ovviamente credo non esista programma al mondo che in un certo modo, più o meno pesantemente, deve gestire delle informazioni di tipo temporale. Sicuramente nel campo gestionale il tempo è uno dei fattori che entra ovunque. Se però ci riflettiamo bene, no, diciamo così, il modo con cui noi umani gestiamo il tempo è una delle cose più strane e complicate che ci siamo inventati. E la settimana, il giorno, il mese non sono mai multipli l'uno dell'altro e i numeri cambiano ogni volta. Un po' è colpa nostra, un po' è colpa della natura. Il fatto che esistano i fusi orari è perché la Terra gira, quindi non puoi avere la stessa ora su tutta la Terra. Il fatto che esistano gli anni bisestili è perché il periodo di rotazione, il periodo di rivoluzione terrestre non sono esattamente multipli uno dell'altro, e che ci posso fare? E quindi abbiamo dovuto in qualche modo gestire queste cose. Poi ci sono ovviamente le complicazioni umane, no? Vabbè, a parte il fatto che 365, che è un giorno che non abbiamo deciso noi, è un numero che non si decompone facilmente, per cui si dividerebbe per 13, ma non ci piace, allora dividiamo per 12 con dei resti, eccetera. Quindi di conseguenza i mesi non sono tutti uguali. Poi ci aggiungiamo le complicazioni, ci aggiungiamo l'ora legale, estiva, per cui in varie nazioni spostano l'orologio in modo arbitrario per alcuni mesi all'anno, senza in realtà nessuna vera ragione, perché quello che ci raccontano sul risparmio di energia non è mai stato dimostrato. Tra l'altro non tutti lo fanno nello stesso giorno e non tutti lo fanno nella stessa quantità. In alcune parti del mondo ci sono dei fusi orari sfasati di mezz'ora, non di un'ora, no? Per rimanere solamente sul nostro sistema di calendario, perché in realtà ce ne sono diversi. Noi usiamo il calendario cosiddetto gregoriano occidentale, da Papa Gregorio, ma non in tutto il mondo si usa questo tipo di calendario, quindi la misurazione del tempo è diversa in altre zone del mondo. Quindi è complicatissimo. Okay? Cosa succede? Succede che molte librerie di fatto rischiano di cadere in una di queste due categorie che ho indicato sotto. O sono troppo semplici, troppo semplificate, e quindi non riesco a farci ciò che mi serve. O se lo faccio, lo faccio con dei possibili errori. Prendiamo un problema molto semplice, che per dire le librerie Java non sanno risolvere. Date due date, quanti giorni ci sono in mezzo, o quante ore ci sono, intercorrono tra due istanti di tempo. Quanti secondi sarebbe più facile? Ma quante ore, quanti giorni, dipende, devo contare, vedere i mesi, quanti mesi c'erano in mezzo, quanti giorni avevano questi mesi, se c'era un anno bisestile oppure no, se lì a metà in uno di quei giorni è entrata in vigore, è uscita in vigore l'ora legale. Quindi c'è un modo semplice di fare i conti, ma questo modo come sempre rischia di essere sbagliato proprio perché non teniamo conto delle particolarità e delle complessità del sistema. Oppure ci sono delle librerie che sono sovraspecificate, sovradimensionate, che tengono conto di tutto, ma di tutto, 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 nel senso che con quelle librerie potresti anche inventare il calendario marziano, quando mai lo scopriremo, e quindi una libreria che sia in grado di gestire, no, così tante cose, gioco forza, sarà anche complicata e complessa da usare. Vabbè, proviamo a avvicinarci alla soluzione. Noi
dobbiamo riuscire a conciliare due modi diversi di vedere il tempo. Quello che in Java 8 chiamano machine time o human time. Machine time, tempo macchina, è un tempo, è quello semplice, è un tempo assoluto e lineare. C'è un numero che si incrementa con un periodo costante, una frequenza costante, a partire da un certo riferimento temporale noto. Qui decidiamo arbitrariamente un tempo zero, normalmente diamo il nome di epoca a questo istante, l'epoca, nel nostro caso, nel caso di Java, l'epoca è il 1 gennaio 1970 a mezzanotte fuso orario centrale, quello che impropriamente si chiama di Greenwich, quindi quello è un punto ben preciso nel tempo. E il tempo macchina è misurato in millisecondi o in nanosecondi se abbiamo bisogno di maggiore precisione a partire da quell'istante 1 gennaio 1970 a mezzanotte fuso orario di Greenwich. Mezzanotte intesa come 0, non come 24, quindi la mezzanotte dell'inizio del 1 gennaio. Quindi l'istante in cui dal 31 dicembre 1969 si passava al 1 gennaio 1970. E quindi è un numero intero, spropositato, sarà ormai miliardi di millisecondi, sono passati da quell'anno, ma è semplice, è un riferimento assoluto. È chiaro che se ti do quel numero, sapere che oggi è giovedì non è poi così banale, no? E quindi noi dobbiamo conciliare questa visione del tempo, che appunto è semplice, con quella umana, cioè la rappresentazione del tempo che tenga conto dei modi che abbiamo per misurarlo, quindi giorno, settimana, mesi, giorno della settimana che è un concetto diverso rispetto al giorno del mese e così via, ore, minuti, secondi. E il tempo è tempo, ma noi tendiamo a dividere tra data e ora. Mentre in realtà il contatore che conta i millisecondi non vede in nessun modo la fine di una di un giorno all'inizio del giorno successivo, sono tutti i millisecondi in più che passano. Mentre per noi ora e data sono due componenti che mentalmente teniamo un pochino separate per poi mettere insieme per indicare un istante di tempo, ma ragioniamo in modi diversi. Tutto sommato l'ora è una cosa facile. Abbiamo i multipli del 60 e del 24, ma per il resto è molto lineare come svolgimento. La data è più complicata, quindi la trattiamo a parte. E poi c'è, vabbè, il problema della cultura locale, per cui noi ragioniamo normalmente, ci hanno insegnato a ragionare col calendario gregoriano, no? Ma a parte quello che diciamo così che copre buona parte ormai delle nazioni, c'è il problema della localizzazione, cioè se io scrivo una data, che ne so, il 10, 11, 12, se scrivo così, 10, 11, 12, questo cos'è? 10 novembre 2012? O l'11 ottobre 2012, come lo leggerebbero gli americani? O il 12 novembre 2010, come lo leggerebbero i cinesi? C'è un'ambiguità di rappresentazione che è data ovviamente dalla cultura locale, dalle tradizioni locali. Normalmente no, riassumiamo sotto il termine localizzazione, cioè il programma che dal punto di vista dell'interazione testuale di input e output si adatti, no, agli usi e costumi locali. Vabbè, poi fusi orari, DST sta per Daylight Saving Time, cioè ora legale, eccetera. Quindi una cosa che è molto lineare, un numero che si incrementa, se letta da un umano, assume moltissime sfaccettature. E se pensiamo al tempo abbiamo molti concetti diversi che vogliamo rappresentare, che però qua dobbiamo tenere distinti. Ad esempio, istanti di tempo precisi. Adesso faccio così, ho identificato un istante di tempo. Questo è, in tutto l'universo è questo istante di tempo qua. Facciamo perdere gli effetti della relatività, no? Ma su tutta la Terra questo è questo istante. Il numero di millisecondi dal 1970 al momento in cui, all'istante in cui schiocco le dita, è fisso. Sia che lo misuri adesso qui, sia che lo misuri da qualche altra parte.
Ovviamente la lettura in termini di giorno, mese, anno saranno diverse, nel senso che qui saranno le 14:50 e probabilmente in India saranno magari le 22:50, adesso non so esattamente quanti fusi orari ci sono, quindi avrò una rappresentazione locale, di tempo locale diversa, ma relativa sempre allo stesso istante di tempo. L'istante in cui si è arrivati sulla Luna, ecco, ho messo questo esempio proprio per toglierlo dai fusi orari terrestri. Un istante di tempo ben preciso, un evento ben preciso, che ciascuno poi ha identificato, mappato su un istante specifico del proprio calendario locale, giorno, ora e fuso orario. Oppure ci sono, a volte parliamo di giorni. La scoperta dell'America è un giorno. Non lo sappiamo a che ora. Allora ci sono dei casi in cui voglio la data di nascita. Ti chiedono la data di nascita, ti chiedono la data di nascita, non l'istante di nascita. Magari l'istante di nascita è più facile saperlo. Non al millisecondo, forse, perché in quel momento magari c'è un'altra cosa da fare, ma al minuto sì. Però non lo vogliamo rappresentare con l'informazione. Allora, ci sono delle occasioni in cui vogliamo rappresentare non tutta l'informazione, ma un sottoinsieme. Allora, qua diventa un pochino più difficile, perché se ragiono col tempo macchina in millisecondi, in quel giorno lì in cui sono nato, di millisecondi ce ne sono stati tanti. Quale prendo? Prendo il primo, istante, no? Quindi la giornata è iniziata, ad esempio, cioè quello dello 000 del giorno di nascita. Ma quella può essere solo una convenzione, perché io non sono nato alle 000. Un conto è dire il tempo è zero, un conto è dire il tempo non mi interessa, non lo rappresento, sono due cose diverse. E devo sapere se è uno o l'altro per riuscire poi a elaborare questi dati. A volte ci sono degli orari senza giorno, l'orario di un negozio, apre alle 9 e chiude alle 17. Quello è. Tutti i giorni, non c'è la data lì, c'è solo un orario puro, senza data. Anche lì, millisecondi come lo rappresento. Queste sono nozioni umane, no? L'interpretazione umana dello scorrere del tempo, che nulla hanno a che vedere con l'istante di tempo preciso. Date ricorrenti, no? Un anniversario, il compleanno, l'anniversario di matrimonio, di cui abbiamo solamente il giorno e il mese. L'anno non importa, ogni anno cambia, ma il compleanno c'è sempre. E neanche ore, minuti, secondi non ci interessa. Abbiamo un pezzo di data che per noi è importante, una ricorrenza. Natale. Ma quando è Natale? 25 dicembre, diciamo. Punto. Non diciamo Natale è stato il 25 dicembre 1900, 25 dicembre 1901, 25 dicembre 1903. No. Non è una sequenza di istanti diversi. È una data ricorrente. Tra l'altro queste date non sono neppure equispaziate. Perché a volte tra un Natale e l'altro ci sono 365 giorni, a volte ce ne sono 366, come ben sapete. Intervalli di tempo. Una settimana. Da quando a quando? Non mi interessa. Dura una settimana. O 7 giorni, che sono praticamente quasi la stessa cosa. A meno che non si parli di 7 giorni lavorativi, 30 giorni lavorativi, che è un concetto diverso. A questo punto è un concetto ben definito, ma quanto dura effettivamente in secondi dipende da quanti sabati, domeniche e feste nazionali ci sono in mezzo. Oppure date relative, cioè concetti come ci vediamo giovedì prossimo, oppure paga la fattura entro la fine del prossimo mese, no? Data fattura fine mese, di solito c'è scritto così. Vuol dire che la data di oggi devo calcolare quanto tempo manca alla fine del prossimo mese. Sono concetti semplici, però se pensate di implementarli, prendetevi delle variabili che rappresentano giorno, mese, anno e provate a scrivere il codice per fare queste cose che funzioni sempre, vi viene mal di testa, garantito. E poi qualche baffo ci sarà sempre. Ma anche solo il concetto di ieri non è banale, no? Sottrarre uno, vedere se è il primo, devo tornare al mese indietro, se è gennaio, devo tornare all'anno, se è febbraio, devo vedere se è bisestile. E la regola del bisestile non è poi così semplice. Ok,
Vedremo questi, cercheremo di capire questi problemi, almeno i più importanti, come vengono affrontati dalle nostre classi Java. Scendendo quindi ai requisiti che una libreria per la gestione delle date deve avere, quali sono le operazioni più di base, più semplici? Le prime due sono sicuramente riuscire a leggere e scrivere queste date. Cioè, convertire una stringa che eventualmente avrò letto da un campo di input, dall'utente, da un file, da un database, o una data sotto forma di stringa e convertirla sotto forma di oggetto. E questo prenderemo di parsing. Noi abbiamo il parseInt che prende un intero, che è formattato secondo le regole di come sono fatti i numeri interi, e ti restituisce l'oggetto integer. ParseDate non c'è. Vediamo com'è fatto. Chiaramente un oggetto che faccia il parsing deve essere in grado di risolvere prima tra tutte questa ambiguità qua. 10, 11, 12 è di per sé ambiguo come stringa se non ho informazione di contesto. Lo scrivo ancora più ambigua. 10.11.12. Qualcuno lo legge come data, qualcuno lo legge come orario, sono 10, 11 minuti e 10 secondi. La spada non la usiamo per separare 11 secondi, ma il punto sì, punto con due punti a seconda, no? Delle convenzioni. Quindi, vista così la stringa, devo avere delle regole per poterla convertire in oggetto dandogli un significato corretto. Poi c'è l'operazione inversa, che è più facile, per carità, che è quella di prendere un oggetto e convertirlo in stringa per poterlo visualizzare e stampare. Ovviamente dovrò scegliere come stamparlo perché la stessa cosa si può stampare in 100 modi diversi. Oppure creare un oggetto data ora. Io qui scrivo sempre date barra time perché non so ancora bene che oggetti ci saranno. Partendo dai suoi componenti, cioè io conosco giorno, mese, anno, e allora non vado a costruire una stringa che mette giorno, mese, anno in qualche modo e poi falsificare questa stringa. Avrò bisogno, diciamo, di un costruttore, banalmente, che prenda già giorni, mesi, anni, ore, minuti, secondi, o altre forme alternative. Quindi componenti human readable che vengono usati per costruire o modificare un oggetto esistente. L'operazione inversa, ovviamente, è estrarre le componenti. Quello che dicevo prima, io so quanti millisecondi sono adesso, come faccio a sapere che è giovedì? Quindi da un valore, un istante di tempo, tempo macchina in millisecondi, ricavare le qualità human readable, il giorno della settimana, il mese, l'anno. Quindi estrarre questi componenti per poterli poi utilizzare. E poi ci sono tutte le operazioni aritmetiche. Cioè, data un istante di tempo o una data, cosa vuol dire domani, cosa vuol dire tra 7 giorni, cosa vuol dire 6 giorni fa, qual è la differenza tra due date misurate in secondi, misurate in giorni, misurate in mesi, misurate in settimane? Sono tutte domande lecite. Tutte difficili. L'unica cosa facile è il confronto di uguaglianza o di maggiore o minore. Perché se ragiono in millisecondi, quelli sono numeri da confrontare. Tutto il resto è complicato. Ok, allora, ci sono due mondi. Il primo mondo è le librerie Java fino alla versione 7, quindi fino all'anno scorso, che di fatto ruotavano intorno a due classi. Che vi racconto perché poi alla fine moltissime librerie, non per ultima la JDBC, lavorano ancora con questo metodo, quindi dobbiamo conoscerlo. Nella Java 1.0, e credo che in questi giorni ci sia il 20° anniversario di Java, la Oracle sta festeggiando, quindi 20 anni fa, quando la prima versione di Java fu pubblicata, aveva all'interno una classe java.util.date, che non era altro che un oggetto che conteneva al suo interno il valore in millisecondi. Molto semplificato, molto incompleto, prova a sentire il fatto che la JDK 1.1, cioè la prima release successiva, praticamente ha reso obsoleti, deprecati 9 metodi su 10, 90% dei metodi che aveva questa classe. Cioè si sono accorti che hanno fatto uno schifo e hanno detto vabbè, deprechiamolo.
Una cosa deprecata 20 anni fa esiste ancora oggi, ok? Per cui trovate programmi Java in cui Eclipse continua a sbarrare il testo perché gente, le persone continuano a usare metodi ormai deprecati. Deprecato vuol dire, non ti prometto che nelle versioni successive del linguaggio ci sarà ancora. Però è talmente utilizzato che non ho mai avuto coraggio di toglierlo per davvero. Qui sono metodi segnalati con dei warning, ma finisce lì in certo senso, no? Ma fanno schifo davvero, adesso che andiamo a vederlo. Cosa è successo? Che dalla JDK 1.1 si sono accorti di quanto facesse schifo l'oggetto date e quindi IBM aveva sviluppato una libreria sua perché date faceva schifo con un oggetto che si chiamava calendar e attraverso una serie di scambi IBM ha donato il codice della classe calendar alla Sun Microsystem che all'epoca gestiva Java e quindi dalla 1.1 in avanti Java ha avuto in aggiunta alla classe date la classe calendar, che invece è sull'altro lato dello spettro, quindi invece è complicatissima, perché è pensata per gestire qualunque cosa. Ma anche questa è stata fatta un po' in fretta, senza forse ragionare bene sui requisiti che doveva avere, e quindi ha molti aspetti che sono un pochino... sono delle sorprese, ecco, cioè si comporta in modo non sempre prevedibile. Tipo quando scrivi una proprietà ne leggi un'altra, il fatto di leggere la seconda proprietà può modificare il valore della precedente. Perché internamente hanno preso delle scorciatoie, ne dico una, se siamo il 30 novembre e diciamo passa al giorno successivo, quindi incrementa un giorno, un calendar, lui internamente per pigrizia salva 31 novembre. Poi quando gli chiedo dimmi che giorno è, ovviamente si accorge che il 31 novembre non esiste e aggiusta la data e la rimette a posto a 1 dicembre. Quindi il fatto di leggere l'attributo, dimmi che mese è, fa sì che vengano ricalcolati i valori, che è un po' una porcata, possiamo dirlo, no? Però è implementata così, è da 20 anni che è così. Tra l'altro, quando hanno messo questo calendar non è in grado, non è stato in grado di rimpiazzare completamente date. Perché, ad esempio, non è possibile fare il parsing, il formatting sui calendar. Cioè, per leggere o scrivere dei calendar, devo comunque convertirlo in date, oppure convertirlo da date, perché i metodi di formattazione, stampa e lettura, sono solo definiti a livello di date e non di calendar. Per cui, sono due classi che fanno la stessa cosa, in qualche modo. Entrambe avvolgono, wrappano un valore in millisecondi. Lo fanno in modo diverso. Lo fanno in modo incompleto tutte e due, in modo mal fatto tutte e due, e però non posso sceglierne una o l'altra, devo sempre portarmele avanti entrambe. Adesso vediamo come sono. In Java 8 per fortuna hanno avuto il coraggio di dire aggiungiamo, creiamo una nuova libreria, non hanno ancora buttato via quelle vecchie, ma chissà quando lo faranno, all'interno di un package nuovo che si chiama java.time, quindi non java.util, bensì java.time. Questo è nuovo, da Java 8. È ispirata a una libreria open source che era stata sviluppata, che si chiamava Yoda Time, Yoda come il nanetto di Guerre Stellari, per via di come vengono scritti i metodi, sapete che Yoda parlava sempre con i verbi al fondo, no? Scriveva, diceva le frasi pronunciate al contrario, e anche qua scrivere, usando questa libreria sembra un po' di parlare alla Yoda, per questo l'hanno chiamata così. Questa era una libreria che aveva preso un certo piede tra chi effettivamente doveva lavorare con le date e non ne poteva più delle schifezze delle librerie standard Java, e poi da lì è nato poi, è stata poi studiata, sono stati poi trovati dei miglioramenti, è nata poi una proposta che col tempo è stata inclusa all'interno di Java 8. No? È più facile da capire, da usare, effettivamente c'è da abbastanza essere soddisfatti del risultato finale, ci sono voluti solo 20 anni. Allora, diamo un'occhiata alle classi tra virgolette vecchie per modo di dire, perché essendo Java 8 nato da poco, direi che il 99,9% del codice Java che c'è nel mondo usa ancora queste. Allora, java.util.date, è il peccatore originale, non è altro che un oggetto che è un leggero wrapper intorno a un long. Long che rappresenta ovviamente il numero di millisecondi dal 1 gennaio 1970. Occhio, già la prima cosa che vediamo, cioè il nome, è sbagliato. Perché l'oggetto date non rappresenta una data,
rappresenta un istante di tempo, in millisecondi. Quindi dentro di sé ha la data, ma anche l'ora, i minuti, i secondi, i millisecondi. L'oggetto date non è in grado non rappresenta ciò che a parole chiamiamo data, ma rappresenta ciò che a parole chiamiamo istante di tempo, che ha una sua componente data e una sua componente ora. Quindi leggiamo date, ma pensiamo time. Lavora in... Normalmente l'oggetto date ragiona sul, diciamo così, sul tempo universale. No? UTC sta per... o UCT, forse sbagliato. Universal Coordinated Time, che è il fuso orario zero, fuso orario appunto, che fino a poco tempo fa si chiamava di Greenwich e poi l'hanno standardizzato con un nome universale anziché di Greenwich. Ma anche perché se a Greenwich mettono l'ora legale, il fuso orario di Greenwich si sposta, mentre quell'UTC no. A volte lo chiamano tempo Zulu, perché abbreviando si scrive con una Z in fondo per indicare che l'orario è in orario coordinato, è in tempo coordinato. Anche se funziona abbastanza bene, ma non perfettamente, nel senso che c'è un dettaglietto. Noi tutti conosciamo gli anni bisestili. Esistono anche, e per cui devo aggiungere un giorno, esistono anche i secondi bisestili. Cioè ogni qualche anno, non chiedetemi quanti, bisogna aggiungere un secondo all'anno. Quindi c'è un giorno dell'anno in cui tra la mezzanotte e l'una, cioè tra le 23:59 e la mezzanotte, quel minuto non dura 60 secondi ma 61. Lo so. Ogni tanto decidono di introdurre un secondo spaiato, non ce ne accorgiamo, vuol dire che il nostro orologio ritarda di un secondo, una volta ogni qualche anno, intanto quando abbiamo la pila dovremmo rimetterlo a posto. I computer non soffrono di questo problema perché i computer si sincronizzano automaticamente tra di loro e quindi i computer principali che forniscono l'ora a tutto il mondo ovviamente fanno il calcolo corretto e poi propagano l'informazione agli altri. Quindi. Però questo dettaglietto qua non viene tenuto in conto da date, diciamo che possiamo fregarcene forse, forse solo quello. E come dicevo, la maggior parte dei metodi sono deprecated. Vediamo un po' com'è fatto. Allora, il metodo date ha due costruttori. Uno senza parametri, newDate, costruisce un oggetto date che rappresenta l'istante di tempo corrente in cui il new viene chiamato. Adesso. Quindi faccio newDate, mi rappresenta adesso. Se io voglio rappresentare una data diversa, posso costruire un oggetto passandogli, qui siamo proprio grezzi, il long in millisecondi. Come faccio a saperlo? È un altro problema questo. Però per costruire una data, gli unici due modi che ho, essenzialmente sono dire la data attuale oppure una data espressa in millisecondi. C'era un metodo in cui gli dovevo passare al costruttore anno, mese, giorno, ma questo metodo è stato deprecato, quindi io non vi faccio vedere i metodi deprecati oggi, per scelta. E poi cosa ci posso fare su questo oggetto? Ecco, questi sono i metodi che sono sopravvissuti alla mattanza della JDK 1.1. Ho separato i metodi in fondo che sono equals, hash, code, compare to, che sono quelli standard che tutti gli oggetti devono avere. Gli oggetti che sono rimasti i metodi che sono rimasti sugli oggetti di tipo date sono questi 5. Tutti, non ho fatto una cernita. Allora, after e before, che di fatto sono dei booleani che sono in grado di confrontare due date, getTime, che mi restituisce il numero di millisecondi, bla bla bla, cioè restituisce il tempo in millisecondi, setTime, che cambia il valore in millisecondi, e toString. Cioè, alla fine questo qua è un oggetto, se dovessimo scriverlo come Bing, è un oggetto che dentro ha un long millisecondi, che si chiama time, un metodo getTime, un metodo setTime, un costruttore che setta il time, e basta. After e before farà il confronto maggiore o minore tra questi due valori time, tra questi due long. Abbastanza stupido come oggetto.
avendo tolto tutti i metodi che sono stati deprecati. L'unico metodo che lascia un minimo di sentore del fatto che questa cosa rappresenta un istante di tempo, non una data, è il toString. Quando chiamo il metodo toString, lui mi genera un oggetto date in questa forma, con questo formato, fisso, inchiodato, giorno della settimana, tre lettere per il mese, due numeri per il giorno del mese, ora, due punti minuti, due punti secondi, fuso orario, anno. In inglese e non lo posso modificare. Allora, lui ovviamente vuol dire che internamente è capace a capire il millisecondo e convertirlo in questo modo. Ma notiamo che non ci sono dei metodi per chiedere all'oggetto date che giorno è oggi, qual è il giorno, qual è il mese, qual è l'anno. C'erano, sono stati deprecati. Perché? Perché non funzionavano bene, perché in alcuni casi restituivano il valore sbagliato, non tenevano conto del fuso orario, non tenevano conto dell'ora legale e quindi non andavano bene e quindi non li vediamo. Questo io ho scritto Thursday May 21, ma non perché ho installato il PC in inglese, ma perché anche se avete installato un PC in francese lo stampa sempre in inglese. Questo è il formato fisso del toString dell'oggetto date. Quindi non fa nessuno sforzo per la localizzazione. È un buon contenitore di millisecondi. Basta. Beh, però ovviamente posso leggere o scrivere date in formati diversi. Lui contiene i millisecondi, ma avrò delle classi a contorno che prendono questi millisecondi e mi permettono di formattarli in modi diversi. In particolare c'è una classe che si chiama DateFormat all'interno di java.txt, quindi non più java.util ma java.txt, dove ci sono tutti i metodi per elaborare stringhe, che ha appunto questa classe DateFormat, che è una classe astratta, quindi contiene un po' di costanti e un po' di metodi statici, e poi ha una sottoclasse unica, c'è cioè solo lei, che si chiama SimpleDateFormat. Cosa fanno? Contengono gli algoritmi per descrivere il formato di una data. Poi questo algoritmo, questo formato, può essere usato sia nell'operazione di parsing, quindi leggo una stringa dando per scontato che sia in quel formato ed estraggo i campi, sia nell'operazione di formatting, cioè data una data, un oggetto date, costruisco una stringa mettendo i campi che ho scelto nell'ordine che ho deciso. Allora, la classe astratta definisce già degli stili di formattazione, 4, che si chiamano full, long, medium e short. Adesso vi faccio vedere come saltano fuori. E in particolare ha 3, questa è una classe astratta che ha dei metodi statici di factory. Factory, ricordiamo, sono i metodi che creano le classi concrete. E in questo caso sono 3 formattatori diversi, date, time e datetime instance rispettivamente. Quindi un formatter che è in grado di formattarmi la parte data di un istante di tempo. Il formatter che è in grado di formattarmi la parte ora di un istante di tempo, oppure che mi formatta tutto l'istante di tempo, data, ora, minuti, secondi. Qui sono 3 algoritmi diversi che vanno a usare ovviamente il valore in millisecondi in modo diverso. E io qua ho riportato alcuni esempi, li ho fatto girare stamattina, come vedete dal valore, copia e incolla, per vedere insieme come funzionano. Allora, la prima riga è il date grezzo. New date. Nel momento in cui l'ho creato erano le 10 e un quarto di questa mattina, 21 maggio 2015, giovedì. CEST è Central European Standard Time, credo qualcosa di questo genere, il nostro fuso orario. Questo è ciò che salta fuori dal toString.
Poi ho provato a stampare questa data nei formati standard previsti dal date formatter, dal date format, scusa, non formatter, format. Allora, come si fa? Prendo un oggetto date format chiedendolo alla classe astratta dateformat.getDateInstance. Cioè, creami un nuovo formattatore di date. E questa l'ho chiamata format, questa classe. A questo punto questa classe format ha un metodo che si chiama format, anche lui, che riceve un oggetto di tipo date. Quindi io chiedo a una date format di tipo data di formattarmi la data di oggi e me la stampa così. Vedete che è stata data fuori in italiano, maggio, non May. Perché il date format tiene conto del locale, della localizzazione della macchina, del computer su cui è stato installato. Sta girando. Poi io posso scegliere il formato. Se io quando mi faccio dare un'istanza di date format specifico full o longo, medium o short, ottengo questi quattro risultati diversi. Con la stessa data, è sempre today, però ho usato un algoritmo di formattazione diverso. E questo è venuto fuori, come dicevo, in italiano. Perché era girato sul mio computer e ha capito che il sistema operativo era impostato per l'Italia. Se quindi senza nessuno sforzo ho ottenuto queste diverse stringhe. Ovviamente queste sono stringhe che ho stampato. Però il formatter funziona anche al rovescio. Se io avessi da qualche parte una stringa scritta in uno di questi formati, e io ovviamente devo conoscere prima in quale formato, potrò usare quel formatter per fare il parsing della stringa e ricostruire l'oggetto date che rappresenta questa mattina. Ecco, tenete conto che io qua, tra l'altro, l'ora non è mai mostrata, perché mi sono fatto dare una date instance, e allora l'ora non viene mostrata. Se avessi chiesto una date time instance, allora sarebbe stata mostrata anche l'ora. Cosa che invece con l'oggetto date di base non posso fare, non posso scegliere. È l'italiano, dicevo. E se non voglio l'italiano, vabbè, nel formattatore io gli posso specificare il locale in cui voglio che venga formattata la data. Francese, tedesco. E vedete che cambia tutto, oltre al nome dei giorni, ma anche l'ordine dei campi. 21 maggio, May 21. Il separatore. Qui c'è uno spazio, qui c'è uno spazio, qui c'è una virgola. Prima dell'anno. Seguono ovviamente le regole delle singole nazioni. E non solo. Anche, vedete, il cinese che indica gli anni come anno, mese, giorno. Questi simboli immagino che vogliono dire anno, mese, giorno. Credo. Questo in arabo, ecco, questi sono locale punto, ci sono già dei locale predefiniti. Quelli che non sono definiti, create un nuovo locale passandogli la sigla dello stato e praticamente sono tutti noti all'interno di Java. Quindi questo invece è arabo, anno, mese, giorno, anche lui. Insisto sull'anno, mese, giorno perché è l'ordine più logico in cui rappresentare le informazioni. Infatti più avanti citeremo uno standard ISO che ha detto che le date si scrivono anno, mese, giorno. Basta. Perché i numeri li scrivi a partire dalle cifre più significative verso quelle meno significative. E quindi anche le date, l'anno deve venire prima del mese, che deve venire prima del giorno, che deve venire prima dell'ora, poi dei minuti, poi dei secondi. È l'unico ordine che abbia senso logico. Tutto il resto sono storture mentali. Se voi scrivete una data anno, mese, giorno, ovviamente l'ordine alfabetico diventa anche l'ordine delle date. Per l'anno si usano sempre quattro cifre. Non 15, ma sì, perché è il 2015. No, 15 è 15. 2015 è 2015. Quindi l'anno si scrive sempre per estero. C'è una serie di regole che ci dicono come scrivere le date. Dicevo, questi sono i formati, questi quattro predefiniti, full, long, short, medium, che sono declinati sulle varie lingue. E se io voglio una cosa diversa?
Se voglio una cosa diversa, lo posso fare creandomi un formattatore personalizzato. Non lo faccio più con la classe astratta DateFormat, ma uso il SimpleDateFormat, che è una classe concreta che ha dei metodi per essere personalizzato. SimpleDateFormat, infatti, riceve, che può essere creata come classe, quell'altra no, posso solamente estrarre delle istanze, riceve un pattern. Un pattern è una stringa dentro la quale io descrivo come voglio che sia fatta la mia data. Ad esempio, se voglio scrivere la data in questo formato, anno-mese-giorno, che è il formato standard, creerò un formattatore passandogli come pattern y minuscolo 4 volte, cioè 4 cifre per l'anno, trattino 2 cifre per il mese, trattino 2 cifre per il giorno del mese. Occhio che l'm di mese è maiuscola perché quella minuscola indica i minuti. E c'è una tabella che indica con dei codici letterali quali campi inserire e con quante cifre decimali rappresentarli. Dallo stesso giorno, vedete che è sempre today qua come parametro di format, ma usando un pattern diverso, in questo caso estratto ore, minuti e secondi, mi estrae un valore diverso. No, estrae una stringa che rappresenta una vista diversa sullo stesso oggetto. Ecco, questa è la tabella completa che trovate sul JavaDoc di tutti i codici che potete utilizzare per costruire i formattatori di stringhe. Vabbè, c'è quello che volete. Anno, settimana, il mese scritto a parole o scritto in numeri, la settimana all'interno dell'anno, cose di questo genere. L'ora. Tra l'altro, una cosa strana, l'ora può essere scritta come ora da 0,23 o come da 1,24. Dici, ma chi è che lo usa? Ma non lo so. Però sono tutti questi identificatori. Per la stampa va bene, la cosa più importante è per la lettura. Cioè, se devo fare un parse, devo sapere come è scritta la data, come il mio utente ha inserito le date e costruire un simple date format che sia in grado di riconoscere quel formato specifico, se no mi darà ovviamente un'eccezione. Allora, qui ci sono alcuni esempi più complicati di formati che vanno a mettere insieme queste lettere prima per descrivere formati diversi della stessa data. È sempre il 4 luglio 2001, ma giocando su stringhe di formato diverse, in lettura o in scrittura. Ecco, il parsing, dicevo, funziona sempre con un text format, con date format, scusate. Al contrario, cioè riceve il metodo date format, riceve come parametro una stringa e restituisce un oggetto date, sempre che la stringa che ha ricevuto rispetti il pattern che è stato specificato in fase di creazione del date format. Quindi se io ho una stringa di questo genere che rappresenta Natale di quest'anno, 25-12-2015, volessi sapere che giorno della settimana cade Natale, allora costruisco la stringa, costruisco un date format il cui pattern sia giusto rispetto alla stringa che ho e con il parse posso ottenere un oggetto date. Una volta che l'oggetto date, se stampo toString, mi stamperà tutto, compreso il giorno della settimana. Non ve lo dico, lo provate. È chiaro che questo è dentro un try catch, perché se la stringa non rispetta il pattern, viene generata un'eccezione, parse exception, caro mio, il formato della data non è quello che mi aspettavo. Non ha intelligenza questa cosa qua per capire, meglio che non provi a capire o interpretare. Ovviamente operazioni sulle date non le so fare, non sono supportate da date. Le uniche operazioni, come vi dicevo, sono before e after, che di fatto potremmo anche farcela da sole col get time, andiamo a confrontare millisecondi, non richiedono particolare elaborazione. Per fare qualcosa di più invece dobbiamo usare la classe calendar. La classe calendar è un po' più complicata, quindi ne vediamo solo una fettina. È in grado di rappresentare
una data con un insieme di campi diversi, che sono i campi normali, con cui noi la rappresentiamo in modo umano, no? Anno, mese, giorno, ora, minuto, secondi, eccetera. E internamente mantiene in parallelo sia la rappresentazione in millisecondi, sia la rappresentazione con i campi umani. E poi, a seconda dell'operazione che ci faccio, converte dall'una all'altra forma, in modo nascosto, diciamo. Quindi rappresenta sempre il tempo come istante, rappresentato in millisecondi a partire dal 1 gennaio 1970. Questo qua ormai lo conosciamo. Quindi il concetto di time del calendar, il concetto di time del date sono lo stesso, millisecondi dal 1970. Ma il calendar ha anche la nozione della misura del tempo da parte degli umani. O meglio, la classe calendar di per sé non ha questa nozione. La classe calendar ha la nozione che gli umani misurano il tempo usando dei campi. Quali siano questi campi dipende dal tipo di calendario che usiamo. Infatti c'è una sottoclasse concreta che si chiama Gregorian Calendar che definisce il campo mese, giorno, anno. Perché potrebbe esserci, anzi ci sono altri calendari, che so, quello cinese, quello buddista, che misurano il tempo in modo diverso. Quindi la classe calendar è astratta, copre tutti i possibili sistemi di calendario e poi ci sono tante sottoclassi di calendario specifico che danno dei nomi a questi campi. Allora, a livello alto, adesso ragioniamo ovviamente parlando del calendario gregoriano. A livello alto abbiamo due metodi che sono un set time. Guardate l'illogicità di questa interfaccia, un metodo che si chiama setTime che riceve invece in ingresso un oggetto di tipo date. Ma perché in realtà l'oggetto di tipo date ha un attributo che è il time, che è un long. E questo serve per convertire un oggetto date in un oggetto calendar in pratica. Costruire un calendar uguale al date, uguale nel senso che rappresenta lo stesso istante in millisecondi. E poi di questo calendar posso settare dei campi a un certo valore. Mettiamo l'anno 2015, mettiamo il mese a maggio. Questa interfaccia è molto generica, i field è semplicemente un indice numerico, il campo che voglio settare, e il Gregorian Calendar definisce i campi che si chiamano anno, mese e giorno, e così via. Poi all'interno della classe Gregorian Calendar ovviamente ci sono già dei metodi set più specifici, ad esempio anno, mese, giorno. Quindi calendar.set, tra parentesi 2015,05, quant'è oggi? 21, e ti imposta già qui è brutto da dire, ti imposta i campi anno, mese, giorno a quello di oggi, qua non è brutto da dire, la parte brutta da dire è lasciando invariati ore, minuti, secondi. Se io voglio rappresentare la data di oggi, cosa farò? New calendar, a capo, calendar.set 2015-05-21. Oppure un'altra data. Il problema è che quando imposto la data, l'ora non è cambiata. È uguale all'ora di quando ho fatto la new. E quindi se non mi interessa l'ora, dovrò esplicitamente fare un set delle ore uguale 0, set minuti 0, set secondi 0, anzi c'è un metodo clear che lo fa già campo per campo. Perché di nuovo ragioniamo sempre in millisecondi, quello è. Quindi il metodo set di una data non azzera i minuti, no? E quindi non mi permette di impostare una data, ma imposta, un po' come se girassimo le rotelle del calendario, no? Allora cambio il mese, ma tutto il resto rimane fermo quando cambio il mese. Non è che lo metta a zero, non è che imposto quella data. Traslo su una data diversa un orario che era lo stesso. E idem, se lavoro sull'orario, la data non cambia. Il problema è che quando creo un calendario viene creato non vuoto, pieno di zeri, ma viene creato con la data di oggi. Quindi questo crea tutta, potete immaginare, un fiorire di bachi e bacchetti vari. Quando
quali sono i campi che sono definiti all'interno di un Gregorian calendar, che è quello che usiamo noi, sono questi: l'era, prima di Cristo, dopo Cristo, l'anno, il mese, giorno del mese, giorno della settimana, che tra l'altro dice default value, non me lo scrive. Il giorno della settimana è il primo giorno della settimana, perché a seconda delle nazioni la settimana comincia di domenica o comincia di lunedì. E quindi a seconda del locale. Week of month, la settimana del mese, non è una misura che si usa molto, ma però diciamo la terza settimana di giugno si dice. AM/PM, mattino pomeriggio e poi ora le unità di tempo, vedete che ce la caviamo facilmente. Con delle storture, perché ad esempio qui c'è scritto January, hanno usato la costante numerica, ma gennaio in realtà vale 0, non vale 1. Quindi mentre i giorni del mese sono numerati da 1 a 31, i mesi dell'anno sono numerati da 0 a 11, anche qua. Potete immaginare i vari bacchetti che saltano fuori. Vabbè, quindi però questo calendar mi permette di fare una cosa che date non mi faceva. Se volevo sapere che giorno della settimana fosse con un date, il modo più veloce che avevo era costruire un formatter che mi estraesse il giorno della settimana e poi leggere la stringa, elaborarlo. Non sapete quante righe di codice al mondo ci sono che lo fanno. Invece il calendar è in grado di darmi, ovviamente qua ci sono i metodi set, ci sono anche i metodi get, dammi il valore di questo campo, prendendolo da questi. E quindi posso estrarre l'anno, il mese e il giorno, faccio l'elaborazione che devo. Non c'è invece in calendar nulla per fare il parsing e il formatting. Questo è uno dei motivi per cui date non muore, non può morire. Perché una volta che ho un calendar non lo posso stampare. Per stampare una data devo prendere dal calendar. Chiamo il metodo getTime che mi restituisce cosa? Un date, di nuovo qua la stranezza dei nomi. L'oggetto date, chiamo il metodo format e ottengo una stringa, costruendo il date format opportuno. Se invece voglio parsificare una stringa e ottenere un calendar, devo prendere dalla stringa col suo date format, farci un parse della stringa e mi restituisce un oggetto date. E poi questo oggetto date posso poi usarlo per impostare un calendar con setTime. Quindi questi oggetti date, che ormai fanno più poche cose non deprecate, quelle poche sono ancora indispensabili, se non altro per fare input-output. E quindi troverete per una cosa banale, come stampa che da un giorno è oggi, che vi servono quattro oggetti diversi. Un calendar, un date, un format e la stringa. E fin qua non abbiamo ancora fatto nulla di utile. Per fare qualcosa in più, Calendar ci permette anche di fare un minimo di aritmetica. Vabbè, after e before lo conosciamo, non ci interessa. Add, questa è una cosa nuova. Add field virgola amount, cioè aggiunge una determinata quantità a un campo. Quindi io posso dire aggiungi 7 giorni. Come field metterò calendar.day of month, giorno del mese, virgola 7. Se vuoi sottrarre sarà meno 7. E lui internamente somma la quantità a quel campo e gestisce gli eventuali overflow, per cui se supera la fine del mese, da solo automaticamente cambia il mese e così via. Quindi col calendar posso fare semplici operazioni aritmetiche su date del tipo: prendo una data e la sposto in avanti o indietro di una determinata quantità. Di cosa? Di ore, di minuti, di secondi, di giorni, di settimane, di mesi, di anni e basta. Non mi viene fornita l'operazione inversa, cioè di date, due date, quanto sono distanti. La differenza tra due date è un'operazione che né date né calendar sono in grado di fare. E quindi se andate a cercare in giro come faccio a fare la differenza tra due date in Java, vi trovate degli esempi di 10 righe. Tanti dicono: ah, get time di una data, get time dell'altra data, fa la differenza,
e ottieni la differenza di millisecondi. E poi dividi per il numero di millisecondi in un giorno, cioè 24 per 60 per 60 per 1000. Che funziona se le due date sono entrambe impostate esattamente a mezzanotte e non hanno un valore di minuti diversi, perché altrimenti il numero di giorni che ti viene frazionario, e se lì in mezzo non c'è stato nessun cambio di fuso orario, perché altrimenti ottieni un giorno in meno quando tronchi l'intero. Quindi, oppure facciamo la differenza tra gli anni, poi facciamo la differenza tra i mesi e si diventa pazzi. Quindi non c'è un modo facile di fare queste cose che sembrano pur banali fino all'arrivo di Java 8. All'arrivo di Java 8 abbiamo questo nuovo package, java.time, che rivoluziona tutto. Per fortuna hanno detto, del passato non ci interessa, partiamo da zero sul pulito. Poi ovviamente alla fine ci sono dei metodi per interfacciarsi con gli oggetti vecchi, no? Convertire. Ma basta, solo lì, solo in conversione, tutto il resto è stato ridisegnato. Allora, le cose che vi racconto sono raccontate anche in modo un po' più esteso. Vabbè, a livello introduttivo ho trovato utile questa presentazione di questo tizio, che trovate su SlideShare, questo indirizzo, oppure ho fatto abbastanza bene il tutorial che trovate sul sito della Oracle, no? Da cui ho tratto molti degli esempi che vi vado a raccontare. Quindi, se volete capire meglio, poi ovviamente poi c'è il Java Doc che spiega bene, no? Ma queste sono le risorse per partire. Allora, come è fatta questa nuova libreria? Beh, loro la vendono dicendo che è basata su questi quattro principi. Il primo, il più importante, è che è chiaro. Cioè, si capisce che cosa fanno. Quando c'è date è una data, quando c'è time è un'ora, quando c'è scritto date time è la combinazione di una data e di un'ora. Oh, finalmente dopo 20 anni abbiamo capito che date e time sono due cose diverse. È esplicito se ci sia o non ci sia il fuso orario. Quindi abbiamo un local date, o un local date time, e uno zoned date time. Zoned vuol dire che ha dentro di sé è un tempo localizzato in una certa zona, time zone all'inglese, noi lo chiamiamo fuso orario, no? E quindi un conto è dire alle 3, sottinteso di qualunque fuso orario in cui io mi stia trovando in quel momento, sono le 3, un conto è dire alle 3 fuso orario di Roma. Sono due informazioni diverse. Cioè prendete, che ne so, gli orari dei voli. L'orario di partenza e l'orario di arrivo è sempre espresso in ora locale. Parti alle 8, arrivi alle 10. Poi magari il volo non dura 2 ore, ma ne dura 18. Ma l'ora locale dell'arrivo è questa. Altrimenti, no, se dovessi esprimerlo completamente con le time zone, dovrei dire parto alle 2 fuso orario di Roma e arrivo alle 4 fuso orario di Los Angeles. Oppure posso dire arrivo alle 4 più 9, 23, fuso orario di Roma, che è la stessa cosa delle 9, fuso orario di Los Angeles, mi sono perso, no, delle 4, mi sono perso, no? Però abbiamo capito. Sono oggetti diversi, quindi è sempre chiaro a che cosa faccio riferimento. L'oggetto date non ha nozione di fuso orario. L'oggetto calendar in alcuni metodi ce l'ha, in altri no. Anche quello crea confusione. Vabbè, poi il discorso fluent è semplicemente un metodo di scrittura che è legato al punto successivo, che è quello che aveva dato il nome YodaTime alla libreria precedente. Cioè, molto spesso ho degli oggetti a cui posso chiamare dei metodi e sul risultato posso a sua volta chiamare dei metodi, eccetera. No? Lo stile fluent è uno stile in cui ho un oggetto, in questo caso è un local date, e la maggior parte dei metodi di quell'oggetto restituisce a sua volta un local date. E quindi posso concatenare chiamate una dopo l'altra. Perché ogni volta ho sempre un local date e quindi posso chiamare altri metodi su quell'oggetto. Quindi per l'oggetto setto una data, cambio il fuso orario, eccetera, eccetera, e
e sempre restituisce oggetti di tipo local date. Quindi riesco a concatenare i metodi anziché avere l'altro pattern che è set, 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 tanti metodi set uno dopo l'altro. Questo si accoppia bene col fatto che tutti gli oggetti che rappresentano il tempo sono immutabili, come le stringhe. Cioè non c'è nessun modo per cambiare, per avere un oggetto di tipo data e modificare alcuni suoi campi. I metodi per modificarli sono metodi che in realtà creano oggetti nuovi derivati da quelli precedenti. E questo evita molti potenziali bug. Molti dei bug che abbiamo il calendar erano dovuti al fatto che tu lo cambiavi, che cambiavi un pezzo. Invece qua ogni volta che vuoi una data diversa, costruisci un nuovo oggetto modificando un oggetto che avevi prima. Quindi ad esempio qui localDate.ov, ov è una factory, di nuovo oggetti di tipo date, 14 maggio 2012, e mi dà questo oggetto. Se io voglio vedere quando questo signore ha compiuto un anno, avrò un metodo .plusYears, quindi data di nascita più anni 1, mi dà un altro oggetto. Restituisce, ogni chiamata restituisce oggetti nuovi. Per scrivere questo più anni 1 col calendar già dovevo sudare. Vabbè, poi l'estensibilità non ci interessa perché noi non dovremo costruire nuovi calendari. I concetti che abbiamo detto all'inizio, ma io posso volere solo un istante di tempo, oppure solo una data, oppure solo il mese e il giorno e non mi interessa l'anno, eccetera, sono tutti concetti che sono stati ripresi in questa libreria. E infatti di classi che rappresentano istanti di tempo diversi, letti con risoluzione diversa, ce ne sono parecchie. Instant è quella più semplice, è l'istante di tempo, si chiama instant, java.time.instant, che rappresenta al suo interno il numero di secondi. Alla precisione del millisecondo, ovviamente. Quindi sarebbe il nostro vecchio time. Poi ho l'oggetto local date, che al suo interno rappresenta anno, mese e giorno. E basta, non ha informazione di tempo, di ore, minuti e secondi. Quindi quello rappresenta una data, punto. Non mezzanotte di quel giorno, no, rappresenta il concetto di giorno, non ha un tempo associato. Mentre invece local date time rappresenta sia la data, anno, mese, giorno, sia il tempo, ore, minuti, secondi. Quindi in qualche modo un local date time è imparentato con instant, solo che instant mi dà solamente i secondi o i millisecondi dal 1970. Local date time invece mi permette di interpretare i singoli campi. Zoned date time, quindi zoned anziché local, aggiunge in più l'informazione sul fuso orario. L'informazione sul fuso orario che è fatta di due tipi di campi, una zone ID, cioè il nome, la sigla del fuso orario, insomma, Asia barra Tokyo, noi siamo Europe barra Rome, e l'altro è l'offset, cioè di quante ore in avanti o indietro è questo fuso orario rispetto a quello originale, dall'UTC. Poi abbiamo local time. Local time è un'informazione di puro orario, ore, minuti, secondi, senza nessuna data associata. Quindi questo cosa vuol dire? Che anziché lavorare sempre in millisecondi, come facevamo con date o con calendar, e poi impazzire ogni volta a mettere a zero i campi che non ci servono o sforzarsi di non considerarli, perché in realtà loro dentro c'erano, no? Qui posso usare un oggetto che ha solamente al suo interno i campi che mi servono. Quindi tutti i metodi lavoreranno solo su quei campi automaticamente impedendo che gli altri vengano considerati con dei valori sbagliati. Addirittura si sono allargati questi signori a creare solamente una classe month day, quindi solo mese e giorno, una classe year solo anno, year month, mese e anno, un po' poco utile però. Month, solo mese, e beh, poi altre che sono più di dettaglio, che servono per calcolare durate, periodi e differenze di tempo. Ma tutti questi sono modi diversi per rappresentare istanti di tempo con granularità diversa, o al millisecondo, o al giorno, o al mese, o all'anno. Poi tutti questi oggetti si comportano tutti nello stesso modo.
Se leggete la documentazione, dice che tutte queste classi le chiama temporal. Una parola così, per riassumere. Temporal non è una vera classe, no? Però parla di temporal classes per dire tutte queste classi qua che rappresentano delle quantità temporali. Altra cosa utile è che tutte queste classi si comportano in modo prevedibile e coerente tra di loro. Quindi hanno dei metodi che sono chiamati sempre nello stesso modo. Ad esempio, per creare un oggetto di questi, uso quasi sempre il metodo of. Date, scusate, localDate.of 2015 maggio 21. La data di, no? La tradurremo così, la data del 21 maggio 2015. OV può, non so, può ricevere un valore in millisecondi. La data di questo valore in millisecondi. Quindi il metodo OV crea oggetti, nuove date di quel valore che gli è passato come parametro. È un po' abituarsi, ma poi dopo ha senso. Imparentato col metodo of c'è anche il metodo from, che serve di solito per creare una nuova data partendo da un altro oggetto di tipo data. Ad esempio, year from local date. Cioè, dammi l'oggetto anno che rappresenta, estratto da from, un oggetto local date che ha ovviamente al suo interno l'informazione di anno, ma anche a quello di mese e quello di giorno. Quindi il metodo from serve per passare da un oggetto all'altro della famiglia dei temporal che abbiamo visto prima. Poi abbiamo i due parse format. Quindi parse crea un oggetto. Questi sono tutti i metodi, vedete che sono metodi statici, quindi questi i primi tre, e si applicano a tutti questi oggetti. Quindi posso fare un localDate.parse e gli passo una stringa e lui cerca di leggerla. Oppure localTime.parse e mi crea un nuovo oggetto localTime leggendo la stringa. E viceversa, ovviamente il format fa il contrario. Ovviamente devo già avere, questo è un metodo di istanza, cioè devo già avere localDate.format, mi restituisce la stringa. Quindi i primi tre servono per creare oggetti, dai campi, da altri oggetti temporal, da stringhe. Gli altri servono per estrarre informazioni da questi oggetti, quindi estrarre le stringhe, estrarre i singoli campi, get, cioè get day, get year, get month, così via, per modificarlo, lasciamo perdere l'is, with è un metodo strano per modificarlo, vedete che qua non c'è nessun metodo set, perché sono oggetti immutabili. Non posso cambiarli una volta che li ho creati. Quello che posso fare è crearne uno nuovo che è preso da uno esistente con una modifica. Per questo il metodo si chiama with. Dico la una date uguale today with e cambia il mese, month uguale qualcos'altro. With month, giugno. E quindi clona la data attuale applicando con delle modifiche applicate. Cioè, dice, è la versione immutabile dei metodi set, dei bin. Il bin ha un set, cambia un campo, invece qui non cambio niente a nessuno, ma costruisco uno nuovo che è uguale in tutto tranne che in ciò che ho cambiato. E poi plus e minus. Ho già subito i metodi per aggiungere o sottrarre quantità di tempo. Ovviamente non c'è un metodo che si chiama plus, ma c'è un metodo che si chiama plus month, plus day, plus week, eccetera, eccetera. E idem per minus. Quindi somma e sottrazione le ho già native su tutti questi oggetti, si chiamano tutti nello stesso modo. Esempi semplici. LocalDateTime.now, cioè LocalDateTime. Vediamo come si comporta un oggetto local date time. Se lo costruisco, ha un metodo now per costruire, per costruirlo ovviamente devo usare sempre dei metodi factory.
la maggior parte sono of from, esiste anche un factory now, non l'ho indicato prima, che crea l'oggetto nella data attuale, e se cerco di stamparlo lo ottengo in questo formato qua. Quindi il toString di base non è il formattato all'americana in un certo modo, ma è formattato secondo uno standard ISO. Questo è il formato che l'ISO 8601 prescrive per tutte le date. Tra l'altro in SQL dovreste trovare quasi la stessa cosa. È la T di mezzo che rompe. Il formato standard per gli istanti di tempo è anno, con tutte le cifre che servono, 4. Trattino, mese, sempre con due cifre, quindi lo 0 davanti va messo. Trattino giorno, sempre con due cifre, giorno del mese. Poi se c'è anche un istante di tempo, si aggiunge la lettera T maiuscola, ore, due punti, non punto, non slash, non trattino. Ore, due punti, minuti, due punti, secondi, punto, millesimi. Questa è una local daytime, quindi non ha fuso orario. Se fosse una zone daytime avrebbe ancora appeso dietro le lettere che indicano, o l'offset che indicano il fuso orario. Però abbiamo già fatto un passo avanti, perché il formato di default per la stampa e la lettura delle date non è più il formato arbitrario americano, ma è il formato ISO, che perlomeno è chiaro, ben documentato, e non ha i nomi dei mesi scritti per esteso. Natale, beh, questa Natale è una data, non è un istante di tempo. Quindi Natale di quest'anno è un local date, l'ho chiamato, 2015-12-25, o per essere più esplicito, posso usare le varie costanti che sono definite, anziché scrivere 12 come mese, month.december. Tra l'altro il mese di dicembre è 12, in calendar sarebbe stato 11, che direi che normalmente non ci viene in mente. E ovviamente quando lo stampo non ho 0.00.00 come ora, cosa che invece avrei avuto con un oggetto di tipo date o di tipo calendar. Semplicemente l'ora non c'è, non che valga 0, perché questo oggetto sa che lui non contiene un'ora. Quindi funziona in modo un pochino più logico. Per essere interrogato, vabbè, ho i metodi che mi aspetterei: get day on month, get day on week, get day, eccetera, eccetera. Oppure un metodo get generale in cui gli passo l'identificatore del campo che mi serve e lui me lo restituisce. Ecco, l'altra cosa è che questa libreria java.time parte in automatico per default col calendario gregoriano. Poi è compatibile con altri tipi di calendari, si possono aggiungere. Però anziché la calendar che partiva in astratto dicendo non so quale calendario ci sia e poi ne devo applicare uno esplicitamente sotto, qua senza nessuno sforzo vado già col calendario ISO e gregoriano. Ovviamente anche qua ho la nozione di tempo macchina e è incapsulata nella classe instant, istante di tempo, che non conosce nulla di anni, mesi, giorni, eccetera, ma conosce solamente i millisecondi, ma si può convertire in tutti i modi. Ad esempio, se io avessi un timestamp, un istante in millisecondi, lo posso convertire in una local date time con la factory of instant. Quindi creiamo un nuovo local date time di questo istante qui. Nell'of instant in realtà vi devo anche specificare una time zone, perché con il numero di millisecondi devo dire in quale time zone è stato misurato, rispetto al 1° gennaio 1970, ma dove era la mezzanotte, e quindi devo indicare il time zone. Alla fine è un local date time, quindi non ho il fuso orario dell'oggetto rimanente, ma per leggere i millisecondi devo sapere a quale fuso orario erano riferiti quei millisecondi. Quindi, ma sono dettagli se vogliamo. Questa è solamente la chiamata per dire il fuso orario di default di questa macchina. Anche qui, dicevamo, parse e format sono già metodi non di altri oggetti, ma direttamente degli oggetti temporal. E se voglio lavorare con dei formati, cosa è molto probabile, che non siano il formato ISO, ma dei formati umani leggibili, anche qui ho delle classi che si chiamano DateTimeFormatter, di cui ce ne sono già molte predefinite. Questo è, c'è una lunga lista di date, di formati predefiniti che iniziano con ISO, che sono tutti i tipi di formati legali permessi dall'ISO, che differiscono essenzialmente
su quanti campi sono mostrati. No, solo il tempo, solo la data, solo l'orario, sì, no, eccetera. E poi ci sono invece gli altri metodi che sono of localized date, of localized time o date time, che permettono di ottenere dei formati localized, quindi coerenti con gli usi e costumi, con la cultura locale. Qui ci sono due esempi. Voglio stampare il giorno di Natale in formato ISO, allora userò, chiamerò il metodo format, passandogli il Natale punto, no, scusate, questo è il primo italiano scritto. Prendo questo oggetto qua, dateTimeFormatter, punto isoDate, questa è un'istanza statica di un formatter, chiamo il metodo format, il metodo statico di questa istanza, gli passo il Natale e restituisce una stringa. Quindi questa roba la posso stampare direttamente. Prendo un oggetto, questo non era un oggetto di tipo localDate, e la formatto usando un formatter di tipo isoDate che la stampa in questo formato qua. Ora hanno trattino medio trattino giorno. Se invece volessi un formato diverso, posso farmi istanziare dateFormatter.ofLocalizedDate, quindi questa è una factory. Mi faccio creare un nuovo dateFormatter di questo tipo, data localizzata, con questo stile, format style, long, e me la stampa per esteso, tipicamente così. In italiano, punto format. Quindi, qui ho il mio oggetto, semplicemente per quello che è Yoda, l'oggetto, anziché metterlo all'inizio, ce l'ho al fondo, e lo devo leggere al contrario per capire cosa sto facendo. Prendo l'oggetto, applico questo stile, applico, creo il formattatore e poi restituisco la stringa. Poi se voglio, anche qui, ma non è complicato, posso inventarmi i miei formattatori custom. Anche qua ho una serie di codici che sono molto simili agli altri, ma anche ci sono alcune differenze, in realtà ci sono alcuni codici in più, che permettono di crearmi un dateTime formatter, o un dateFormatter, o un timeFormatter, secondo di cosa voglio combinare, o un pattern, creandolo da questo pattern. Il formattatore di questo pattern, che è capace di capire questo pattern qua. Quindi, volessi stampare anno, mese, giorno, separati da spazi e non da trattini, lo posso fare creandomi il mio, che non segue nessuno standard al mondo, lo posso fare creandomi il mio parser, il mio formatter. Formatter che a questo punto può usare, può sia essere usato per stampare, sia per parsificare, per leggere le stringhe. Quindi questi sono le operazioni di base per leggere o scrivere. Poi ci sono le operazioni per aggiungere, per fare un po' di aritmetica con le date. Questa aritmetica essenzialmente in parte è già negli oggetti nativi. Per cui is after, is before, is equal, va bene, li diamo per scontati. Ma poi c'è tutta la, il minus e il plus. Non li ho copiati tutti, i plus, ma sono uguali a quelli dei minus, che permettono di prendere un oggetto e creare uno nuovo che sia tot, giorni, mesi, anni, eccetera, più avanti o più indietro rispetto a quello attuale. Questo già col calendar lo potevo fare, anche se qua è un pochino più, c'è un altro type safe perché restituisce degli oggetti veri e non semplicemente degli interi. Se voglio fare qualcosa in più, ad esempio calcolare le differenze. Calcolare le differenze si può fare in modi diversi. Ho già un metodo until negli oggetti localDate, ad esempio, in cui posso specificare un'altra data e dico quanti, e poi specifico il temporal unit, quanti mesi mancano, quanti giorni mancano, e lui mi dà il risultato già convertendolo in quell'unità di misura. Se no ci sono altri oggetti che chiaramente bisogna andarsi un attimo a leggere prima di usarli, ma qui c'è solo rappresentato l'esempio più semplice di utilizzo, che misurano la distanza tra due elementi o
ragionando sugli instant, quindi sui millisecondi, o ragionando sui calendari, quindi i days. Ma se vuoi una distanza, ragionando sugli istanti di tempo, ho un oggetto che si chiama duration. Se invece voglio misurare la distanza, ragionando tra quantità umane, quindi tra days, ho un oggetto che si chiama period. Entrambi hanno un metodo che si chiama between, questo farò anche altre cose ovviamente, ma poi mi interessano anche quest'estate perché sono la differenza tra date, hanno il metodo between, ovviamente il primo richiede due instant, di cui fa la differenza, il secondo richiede due date. Date o date time, insomma, time. E ovviamente poi mi dà una differenza di tempo che poi posso interrogare, dice, ma quant'è questa differenza in nanosecondi, quant'è questa differenza in giorni e così via. Quindi ho dei metodi di alto livello che mi permettono di interrogare queste date e farmi dire ciò che mi serve. Non siate mai tentati di farvi a mano i conti, perché li sbagliate, no? Incrementi e decrementi sulla data, eccetera, perché di sicuro li sbagliate. Ci sono ancora un paio di dettagli su questo che vi volevo raccontare prima di fare degli esempi, ma direi che non ci stiamo più oggi. Quindi finiamo i dettagli che mancano e faremo gli esempi la prossima volta, che sarà martedì. In cui aggiungiamo anche l'altro ingrediente storto, stonato in questa presentazione, che sono le date in SQL, perché purtroppo dobbiamo farci i conti. Dovete aspettare fino a martedì.